Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduta. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Cari amici, nel rileggere queste splendide parabole del Vangelo di Luca, siamo al capitolo 15, sicuramente molti di voi lo sanno che è a motivo di queste parabole che Luca è chiamato l'evangelista della mansuetudine, della misericordia di Dio. Ho pensato che in fondo Dio ha fatto sempre lo stesso mestiere, non ha mai cambiato da che ci ha messo al mondo, è stato sempre un cercatore di noi. Quando ci ha fatti belli e buoni, usciti dalle sue mani, quando ci siamo smarriti, è venuto a cercarci, vi ricordate, no? Nel giardino dell'Eden, Adamo, dove sei? Perché lui non si rassegna, se non ci tiene sotto il suo sguardo di amore, se non può stare in compagnia con noi, se non può passeggiare con noi, se non può regalarci la sua comunione, la gioia della sua presenza, non si rassegna. È un cercatore forsennato di ciascuno di noi. Conosce fino i capelli, il numero dei capelli del nostro capo. Quindi non siamo un oggetto, non siamo degli sconosciuti, siamo un nome, siamo un volto, siamo una storia. E perciò quando questa storia nostra, questo nostro volto, si smarrisce o si fugge via da
lui è un appassionato nostro cercatore, quindi ribadiamo ancora una volta, forse se non fossimo convinti abbastanza che più che essere noi dei cercatori di Dio, lo siamo, lo vogliamo essere, ma tutto questo è seconda battuta. È innanzitutto lui un cercatore di ciascuno di noi. Perciò non ci si meraviglia se Gesù, che è questa presenza del Dio incarnato in mezzo a noi, se ha imparato dal Padre suo esattamente questo stesso mestiere, di venire alla ricerca di ciascuno di noi. E allora queste parabole potrebbero essere lette così, no? Siamo ormai verso l'anno della misericordia che volge al suo tramonto, mancano pochi mesi e già nella volta scorsa ho cercato di invitare me e voi a darsi da fare, no? A mettersi dentro questo giubileo della misericordia per sperimentare ancora di più la misericordia di Dio. E in questa occasione vorrei dire, c'è un tratto particolare che la misericordia di Dio vuole regalare a ciascuno di noi quando permettiamo a Dio non solo di cercarci, ma anche di trovarci, di riabbracciarci, ed è la gioia. Se ci avete fatto caso, noi potremmo dire tante cose su queste parabole ciascuna, no? Soprattutto se ci mettessimo a commentare e a meditare la parabola del padre prodigo di amore verso questo figlio smarrito e poi ritrovato, o verso il figlio maggiore che è stato in casa ma in fondo stava fuori dello sguardo dell'amore di Dio, non consentiva a suo padre di essergli padre vicino. Ecco, vorrei dire, al di là dei singoli commenti belli, approfonditi, che potremmo leggere anche da fonti molto più autorevoli di chi vi parla, quello che vorrei evidenziare è che la misericordia di Dio è accompagnato sempre da una gioia, perché, come vi dicevo, il mestiere di Dio è quello di venirci a cercare, e l'obiettivo per cui ci cerca è regalarci dei momenti di gioia, dei momenti di festa. Si fa un banchetto, no? E si fa questo banchetto non perché siamo stati bravi, non perché ci siamo comportati bene, non perché siamo stati sempre nell'ovile, ma perché ci siamo smarriti. E paradossalmente la gioia che lui ci vuol regalare non è solo frutto del sentirci cercati, desiderati appassionatamente, e sapere che il cuore del nostro Dio è sanguinante d'amore quando usciamo fuori dal suo sguardo di benevolenza, ma ancora di più lui ci vuole manifestare questa misericordia accompagnando la gioia per averci ritrovato, che è molto di più della gioia del fatto che noi potessimo ritenerci giusti, o anche forse essere giusti, perché sapete, poi essere giusti, comportarsi sempre bene, che è una cosa, per carità, bella, può essere anche segno della nostra coerenza, della nostra risposta d'amore a Dio, della nostra fedeltà, ma attenzione, quando anche fossimo giusti, quando anche fossimo, ci comportassimo correttamente, e il rischio grosso è quello di fare la fine di tanti farisei che poi non sono usciti fuori da un ingranaggio mortale della loro giustizia, diventando pretenziosi, superbi, orgogliosi, saccenti e guardando le cose dall'alto in basso, e soprattutto guardando le persone dall'alto in basso e disprezzando, perché non solo le guardano dall'alto in basso i farisei e le altre persone, ma le disprezzano, le condannano, le giudicano. Io sto dicendo le condanno, le giudico se io non riconosco il fariseo che è in me e non gli faccio fare la morte del chicco di grano che marcisce sotto terra, altrimenti resterà chiuso nella sua giustizia, se volete, appunto, farisaica. Ecco perché, chi è che si fa cercare da Gesù? Tutti i pubblicani e i peccatori vanno per ascoltarlo, perché sanno che questo cercatore dell'uomo, cercatore della pecorella smarrita, è pronto a dare una parola che ti recupera la speranza, ti riapre un orizzonte, ti fa capire che c'è sempre la possibilità di rialzarti, anche se sei caduto non solo una, due, cento, mille volte, ma fino alla fine, come ci insegna stesso Luca quando ci racconta l'episodio del ladrone che sulla croce fa l'ultimo furto, forse il più intelligente della sua vita. Oggi sarai con me in paradiso. Bene. Questa gente che si è smarrita, che ha fatto una vitaccia, si sente cercata e si lascia cercare e si lascia trovare. Corre a Gesù per ascoltarlo. Quelli che invece sono presi dallo spirito farisaico, i farisei e gli scribi, dottori della legge, gente cosiddetta per bene, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Che scandalo questo Gesù! Gesù è scandaloso perché non solo accoglie i peccatori,
E quindi tutto questo mettetelo nel contesto di quel tempo, ma di tutti i tempi. Chi sta con un peccatore, tu ti rendi impuro, lui è impuro e tu sei impuro, quindi non ti devi mettere a praticare questa gente, perché altrimenti ti sporchi, altrimenti ti inquini, non sei puro, non ti puoi presentare davanti a Dio. Che concetto sbagliato di religione! Questa non è la religione vera e senza macchia, no? Che è il camminare davanti a Dio e l'onorare la sua presenza nei poveri, nella carne dei poveri, come dice Papa Francesco. Allora Gesù non solo scandalizza perché accoglie i peccatori, mangia con loro. E voi lo sapete che in tutte le culture, ma soprattutto nel Vangelo, Gesù quando mangia con qualcuno e a casa di qualcuno è perché vuole entrare in un'intimità, perché sente un'intimità, perché sente la possibilità che attraverso quel banchetto si esprime quella gioia e quella festa che lui ci vuole regalare attraverso la misericordia. E Gesù è sempre in uscita, come il Padre è sempre in uscita. Esce anche di fronte al figlio maggiore, al fariseo, cioè di tutti i tempi, a quello nascosto nel profondo del mio cuore e nel tuo se scavi a fondo, esce pure nei miei confronti e dice: beh, tu pensi che io ti voglio bene perché tu hai cercato di essere un buon prete? Tu pensi che io ti voglio bene, ti rispetto e ti amo e ti circondo di tutte le attenzioni, di tutta la tenerezza perché tu sei bravo? No, io ti voglio perché sei tu, io ti amo perché sei tu, io uso tenerezza perché tu ne hai bisogno, perché il tuo cuore è ferito e bisognoso di essere guarito, bisognoso di essere amato, accolto. Anche tu hai bisogno di sapere, tu stai sempre con me e quello che è mio è tuo. Cari miei, meditiamo un po' così. Se queste riflessioni possono aiutarvi a vivere questo scorcio di giubileo, soprattutto se queste riflessioni non solo possono aiutare me e voi a vivere il giubileo in quanto destinatari di questa gioia che Dio ci vuole regalare, questa misericordia che vuole usarci, ma a diventare sempre di più una chiesa e delle persone, dei preti, dei laici impegnati o anche delle persone che vivono la loro fede magari in maniera talvolta nascosta, anonima, a diventare anche noi cercatori degli altri, a non metterci dall'alto del nostro perbenismo e giudicare, ma a correre incontro a chiunque, anche a chi si incaponisce nel suo senso di giustizia farisaica, per portare la gioia e la festa del banchetto che l'agnello ha regalato a me, a voi, e che la Chiesa è chiamata a regalare uscendo, sporcandosi in un ospedale da campo. Voglio una Chiesa piuttosto accidentata e ferita che una Chiesa che si ritrae nel suo senso di giustizia e che non è mandata più per salvare il mondo, e quindi una Chiesa che non ubbidisce a Gesù. Allora auguri a tutti di buon giubileo.